Ciao a tutti, eccomi qui pronta, truccata, ma senza rossetto, perché oggi a grande richiesta andiamo a provare insieme i quattro rossetti del kit natalizio di Too Faced che si chiama Christmas Snuggles and Melted Kisses. È quello di quest'anno, ce l'ho fatta a prenderlo, ci provo ogni anno, arrivo sempre tardi, quest'anno appena Sephora l'ha messo in vendita, io zac, l'ho preso. Ho preso anche l'altro, il Pumpkin Spice, quello versione grande, full size, però su Instagram vi ho mostrato tutto appena mi è arrivato e vi ho fatto un sondaggino e avete scelto questo. Vi avevo messo questo o il kit di Charlotte Tilbury, però questo ha vinto. E a proposito di Instagram, seguitemi anche lì, vi aspetto. Trovate i link qui sotto nell'info box di tutti i social, mi raccomando. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like e un commento, mi farebbe davvero tanto piacere e in più mi aiutate un po' col canale. So che ve lo dico sempre, ma per me è molto importante. Quindi oggi entriamo al 100% nell'atmosfera natalizia, anche se io sono un po' per il Natale a Natale. Sto vedendo milioni di miliardi di milioni di video sui calendari dell'avvento che per carità ogni tanto guardo, soprattutto quelli di una ragazza inglese perché mi piacciono molto, insomma mi piace molto lei come fa a vedere tutti i prodotti, eccetera. Però io mi chiedo sempre, ma poi a dicembre cosa si apre? Vabbè, insomma, ognuno fa come vuole, però io non so, io di solito prendo il calendario dell'avvento di cioccolatini. Comunque, Melted Matte sono appunto quattro tonalità diverse, ognuna con una profumazione natalizia particolare. Questa è la scatolina, è pazzesca, tutta in soft touch con i vari maglioni che ispirano poi la tonalità del rossetto, gli alberi di Natale, tutto super Too Faced. E poi dietro, insomma, c'è scritto un po' a cosa include il set, gli ingredienti, eccetera, eccetera. Lo vado ad aprire per la prima volta. Iniziamo con Hot Toddy, che è questo qui, è un rosato e appunto questo profuma di Hot Toddy che a quanto vedo qui deve essere una bevanda probabilmente alcolica, non lo so, non avevo mai sentito questo nome. Abbiamo poi Candy Cane e questo qui è un rosa fucsia un po' più acceso, forse quello che mi intriga meno, ma lo proviamo comunque. E appunto questo profuma di Candy Cane, questo so che cos'è. Poi abbiamo Sugar Cookie, questo è un nude abbastanza freddo con una punta di rosa e questo appunto profuma di biscotti zuccherati. E per ultimo abbiamo Caramel Apple, che è questo, non è proprio rosso, è un po' una terracotta. E questo qui appunto profuma di mela caramellata. Bene, non ci resta che provarli uno per uno. Iniziamo dal primo, ovviamente sono mini size e sono 3 ml ciascuna. E io ho già provato quelli, le altre edizioni limitate full size, le Gingerbread Man e Gingerbread Girl degli anni precedenti. Mi piace molto come formula perché si stende bene ed è bella, opaca, quindi copre molto bene le labbra e è molto durevole. E quindi iniziamo con Hot Toddy. Non metto matita, solo Melted Matte. Grazie.
sbordato un po', ma mi piace così. Questo è un colore pazzesco, è bellissimo. Ovviamente ho sempre il rossetto sui denti, però mi piace un sacco. È il tipo di colore che cerco in questo periodo, perché è neutro ma con quel tocco di colore in più, è abbastanza intenso, mi piace come mi sta, mi sento molto bene con queste tonalità in questo periodo, quindi approvato anche per la profumazione. E poi è molto leggero sulle labbra e si asciuga davvero in fretta, ma nonostante tutto permette di lavorarlo bene. Avete visto che io con una passata ho fatto tutte le labbra, poi ho preso dell'altro prodotto giusto per uniformare bene tutto. Ok, si levano abbastanza velocemente, tingono un po' le labbra, ma vabbè. Passiamo poi a Candy Cane, che è il più intenso di tutti quanti. E come gli altri ha l'applicatore classico da rossetto liquido. Ok, questo ha un sentore fortissimo di menta, proprio fa fresco sulle labbra. Non è il mio preferito, sia per quel che riguarda il colore, che però non è brutto, è fluo quasi, sia per quel che riguarda il sapore. E voglio sapere alla fine, insomma, o adesso, o quando volete, qual è il vostro preferito qui sotto nei commenti. Ok, passiamo a Sugar Cookie, il più chiaro di tutti quanti, vediamo com'è su di me. Oddio, pensavo peggio. Non è brutto, ma non sono proprio più abituata ad usare dei rossetti così chiari. Come vedete è praticamente quasi simile al mio incarnato. Ok, almeno questo non ha aggiunto colore alle labbra e quindi non le ha tinte troppo. Passiamo all'ultimo ed è Caramel Apple. Anche questo sembra molto promettente. È un colore che mi piace, vediamo com'è indossato. Thank you.
Ok, anche questo mi piace molto, è forse quello più intenso, più scuro. Mi ricorda un po' i gingerbread, non mi ricordo se il primo o il secondo, un attimo che li recupero. Sì, Gingerbread Girl, anche forse è un po' più marrone. E forse il Gingerbread Man è un pochino più aranciato. Comunque, insomma, siamo là. Ma di questi vi parlerò in un altro video perché appunto voglio farveli vedere tutti e tre, i 2 anni precedenti e quello nuovo. Devo dire che però è un colore che mi piace molto, è molto autunnale e insomma se amate questi rossi intensi, aranciati, è perfetto. E lo trovo molto elegante come colore, particolare ed elegante. Lo tengo su perché insomma vi dico un po' la mia in velocità. Devo dire che è un set pensato proprio per tutti i gusti, perché chi ama magari qualcosa di più particolare, più intenso, eccolo qua. Chi ama i nude chiarissimi trova Sugar Cookie, chi ama i neon trova Candy Cane e chi ama la via di mezzo trova Hot Toddy, che è il mio preferito, assieme a questo qui. E gli altri due magari farei un po' più di fatica a portarli. Però in un modo o nell'altro riuscirò ad indossarli sicuramente. Magari Sugar Cookie è molto particolare, il più particolare di tutti, però sfumato con un altro, insomma, o magari abbinato ad una matita più scura per un look un po' anni 90, si può fare. Tra tutti, quello più profumato e che lascia proprio un sentore intenso sulle labbra è Candy Cane, proprio per la presenza della menta che è molto forte e lascia proprio le labbra fredde e si sente poi, cioè rimane molto questo profumo di Candy Cane. Mi è piaciuto molto il profumo di Sugar Cookie, anche se secondo me è il più delicato. Sto assaggiando questo, che non è male, però forse avendo applicato Candy Cane i successivi si sono un po' persi perché rimane proprio la menta. Hot Toddy ha un buon profumo oltre ad avere un bel colore, mi ha proprio conquistato. E comunque insomma è un set carinissimo da regalare, da regalarsi, potete prenderlo e dividere i 4 rossetti per delle amiche, insomma, se c'è quella che ama la via di mezzo, quella che ama il fluo, quella che ama i nude, quella che ama gli intensi, i particolari, chiamiamoli così. E sono molto molto carini questi set di Too Faced e ogni anno dico me lo compro e poi non ce la faccio mai, quest'anno ce l'ho fatta e sono molto contenta. Vanno a ruba, quindi io vi dico se lo trovate sul sito o in negozio prendetelo senza pensarci perché sono davvero belli. Anche la qualità dei rossetti è ottima perché, come avete visto, scrivono molto. Forse i due centrali sono quelli che bisogna ripassare un pochino di più perché non sono subito omogenei, però poi quando si asciugano il colore è perfetto. Il primo e l'ultimo, quindi i miei preferiti, sono davvero ottimi anche nella stesura, colore totalmente opaco, facile da applicare, anche lo scovolino è classico, però è davvero confortevole da usare per l'applicazione, segue bene i bordi delle labbra, non fanno troppa riga, quindi non c'è troppa diversità tra il rossetto steso e il bordo. Insomma, sono davvero ottimi. Se volete prendere una cosa di Natale in vendita da Sephora, questo è quello che vi consiglio. Io sì, poi ho preso anche il kit di Charlotte Tilbury, ma ne parleremo un po' alla volta. Se volete qualcosa di divertente, carino, simpatico e profumato, eccolo qua. E poi comunque sono tonalità che si possono usare tranquillamente in qualsiasi stagione. Questo è perfetto per l'autunno, Candy Cane è ottimo per l'estate con la bronzatura, il fluo è super. E Hot Toddy anche per la primavera, insomma, sono davvero
usabili, diciamola così. Non mi ricordo il prezzo, ma lo controllo subito. 28 euro, non tantissimo, se contiamo che la full size costa... La full size costa 23,90 euro, quindi 5 euro più o meno in più, però avete 4 colorazioni che vi durano abbastanza. Una full size è, un attimo, 7 ml, questi sono 3 ml ciascuno. E basta, questo è quanto, sono le mie prime impressioni riguardo questo kit super super carino. Fatemi sapere se vi sono tornata utile, se lo acquisterete anche voi, se vi ha fatto venire voglia di prenderlo e non conoscevate questi kit di Too Faced. Comunque, bando alle ciance, spero, come vi ho già detto, di esservi stata utile. Fatemi sapere qual è il vostro colore preferito. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!